Prosegue il progetto di cooperazione tra Italia, Francia e Spagna per risolvere le problematiche simili che questi paesi dell'Unione Europea si trovano ad affrontare nelle aree rurali, con particolare attenzione all'agricoltura di piccola scala, gli allevamenti estensivi e alla pastorizia. Il mese scorso il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, in qualità di assessore della comunità montana Calore Salernitano, è stato in Catalogna, Spagna, per sviluppare il programma di partnership internazionale su pastorizia e sviluppo delle risorse naturali boschive per la valorizzazione dei mestieri, della biodiversità agricola e dei territori. È stato un bilancio molto positivo. Il viaggio in Catalogna segue un viaggio fatto agli inizi di luglio in Cévennes, in Francia, e abbiamo conosciuto anche questo territorio che ha tante similitudini al nostro, ha tante risorse come il nostro, per certi aspetti anche meno del nostro, ma sono sfruttate molto meglio. L'esperienza che ci portiamo dietro è la conferma di quanto avevamo già preso in Francia, e cioè che questi paesi europei, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista agricolo, da un punto di vista sovracomunale, quindi politico, adottano delle politiche integrate, quindi le azioni ambientali, quelle agricole, quelle degli allevatori, quelle forestali adottate dalle nostre comunità montane, non sono azioni sparse che vanno ognuna per conto loro, ma sono azioni integrate, sinergiche tra loro e che conducono tutte alla stessa meta. Questo purtroppo non sempre accade nel nostro territorio. Sì, tanto per fare un esempio, loro in Catalogna c'è poca acqua, hanno un grosso problema di incendi, però con la prevenzione incendi riescono a fare delle politiche di recupero dei pascoli, delle politiche produttive, perché col recupero dei pascoli, quindi col disboscamento che avviene proprio per prevenire gli incendi e quindi creando delle fasce tagliafuoco, utilizzano poi questo materiale che normalmente non viene valorizzato con delle centrali biomasse, delle microcentrali biomasse, quindi producono energia, trasformano una criticità in una risorsa, perché disboscando, eliminando molta macchia di negativo, lo chiamiamo noi, che è quel legname che non ha un valore di mercato, eliminandolo prevengono gli incendi e quindi tutelano l'ambiente, ma creano degli spazi dove si recuperano i pascoli, e loro con delle politiche anche sovracomunali riescono a recuperare, hanno dei terreni che poi distribuiscono a chi vuole intraprendere l'attività di pastore, ma non tutti possono fare questa attività. Lì esiste una scuola, così anche in Francia, prima di ottenere i terreni da destinare poi a pascolo, i neopastori devono fare una scuola che dura 6 mesi, 2 mesi di teoria, 4 mesi di pratica, dopodiché fanno domanda e i terreni, se sono pubblici, vengono loro assegnati, avendo poi il titolo per fare l'allevatura.